dolce. Hai botti? Eh? Spacci i botti di Capodanno. Ma non posso, non vedi che sono in servizio? Ma che servizio? Ho il cane antibotto. Antibotto. Ma cosa stai dicendo? Cosa state facendo? Niente, stiamo facendo lo spot contro i botti di Capodanno. Sai che i cani danno fastidio. Hanno paura. Sparate cretinate. Ma è una dai. Vita che spariamo cretinate. Fabio, lo volevo fare un po' simpatico. Fabio, gli animali hanno paura e scappano. Sì, stanno ma male. Il messaggio deve essere più deciso, più concreto. Fallo tu, lo faccio io, dai, sì, dai, lo faccio dai, io dai. Gli animali valgono più di un botto. A Capodanno festeggia e basta, dai. Visto? Funziona. Perfettino ha sempre ragione, funziona, sì, perfettino. Oh, funziona. Sì, come tutti gli anni la città di Torino decide anche quest'anno di ribadire qual è il valore di un articolo del regolamento tutela animali della città di Torino, in particolare l'articolo 9, che vieta l'esplosione di botti e petardi sul territorio cittadino. Questo è un gesto di attenzione innanzitutto nei confronti dei più piccoli, di chi impropriamente magari può utilizzare questi strumenti, che molto spesso sono illegali e quindi pericolosi, ma sono anche molto pericolosi per i nostri amici animali, ed è il motivo per cui anche quest'anno chiediamo un'attenzione in più nei confronti di cani, gatti, degli animali domestici e non solo, perché l'esplosione di questi petardi naturalmente compromette la loro serenità. Ci fa particolarmente piacere che a darci una mano a veicolare questo messaggio siano stati dei comici torinesi, che io personalmente ringrazio Claudio Sterpone e i Mammut per aver simpaticamente con la registrazione di questo video brevissimo, che verrà veicolato, mi auguro, non solo nella metropolitana ma anche dalle tante reti private del nostro territorio, di aiutarci a ricordare questo piccolo di attenzione, questo segno di attenzione che la città di Torino riserva ormai da diversi anni ai nostri amici animali.